Abbiamo iniziato a venire più spesso in pista con i nostri amici per divertirci, ma giustamente vogliamo migliorare i nostri tempi. Su cosa dobbiamo concentrarci per migliorare effettivamente i nostri tempi? Vediamoli insieme. Ciao, sono Nicola di Vicenza Kart Indoor. Prima di iniziare il video, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e se il video vi tornerà utile, lasciate pure un bel like. In pista possiamo trovare varie situazioni. Dobbiamo essere abbastanza veloci e scaltri nel considerare quali sono i fattori più utili per migliorare la nostra performance. Per quanto riguarda la parte, diciamo, tecnica, la cosa più importante secondo me da fare è fare chilometri, quindi girare e trovare il proprio limite sia a livello di traiettorie che a livello di staccata, percorrenza, uscita a curva, quindi freno e accelero. L'ideale inizialmente sarebbe trovare una pista abbastanza libera, quindi con un po' meno gente, e percorrere strada, quindi iniziare a girare in modo abbastanza autonomo e trovare quelli che sono i limiti e eventuali difetti. Il fatto di correre con un po' meno gente, diciamo che eliminiamo un po' di distrazioni, se possiamo considerarle distrazioni, ma ci rende la vita un po' più facile perché abbiamo la pista un po' più libera, abbiamo una visuale un po' più ampia e quindi non dobbiamo adeguare il nostro ritmo a chi ci precede o a chi ci sta seguendo. Quindi il fatto di avere un po' più di libertà ci permette di provare un po' di più e anche di sbagliare un po' di più. Sbagliando capiamo e miglioriamo. Utilizzare anche gli strumenti forniti dalla pista per quanto riguarda i tempi. Analizzare i tempi e cercare soprattutto, questo è molto importante secondo il mio punto di vista, analizzare quello che abbiamo capito a sensazione di guida, abbinarlo al tempo. Guardare il tempo e dire ok, questo giro l'ho fatto meglio, perché? Cosa ho cambiato nella mia guida e dove? Guardo i settori, guardo il tempo sul giro e dovrei essere abbastanza bravo da capire che ho migliorato perché ho cambiato quella curva, questa frenata, questa accelerazione. Quindi usiamo gli strumenti per cercare di migliorare. Fatto questo passo, dobbiamo iniziare a rapportarci con il resto degli amici, quindi ci troveremo in batterie con più persone e quindi dobbiamo imparare a gestire quello che è il correre in mezzo a altra gente. Il correre da soli impariamo a riferimenti, impariamo a correre, facciamo dei tempi, magari a tempi siamo bravissimi. Quando ci troviamo in mezzo ad altre persone, le cose cambiano. Ci ritroviamo con delle persone che hanno un ritmo diverso dal nostro, in certi punti della pista vanno un po' meglio di noi, ma in un altro tratto, in un altro settore, magari ci impediscono di avere libertà di movimento. Cioè, quindi la bravura è riuscire a imparare a stare in mezzo alla gente. Devo avere la scaltrezza mentale di dire imparo da quello davanti dove mi dà quei 2-3 decimi, 4 decimi che sono, ma allo stesso tempo devo riuscire a dire ok, qua ho imparato, là mi impedisce di correre liberamente, devo riuscire a essere bravo io magari a sorpassare. Di tutte queste informazioni che riceviamo dal mondo esterno, dalle altre gente che corre con noi, noi dobbiamo farne tesoro, quindi impariamo prima a correre da soli, impariamo a correre con altre persone e la cosa secondo me ancora più importante è riuscire a non essere fissati mentalmente su quello che stiamo facendo. Cioè, se io sono convinto che questa traiettoria è fatta così, magari se la cambio un attimino riesco ad avere un risultato migliore. Quindi non fossilizziamo per forza le cose, non cerchiamo di avere l'idea fissa e dire si fa così, punto, stop. No, imparo da lui a fare quella curva lì perché la fa bene, imparo da lui perché l'altra la fa meglio. Metto insieme le informazioni e aumento il mio bagaglio personale di esperienza. Dobbiamo avere il coraggio di provare, di sbagliare, cambiare traiettoria, cambiare frenata, cambiare punto di accelerazione, cambiare percorrenza, e di tutto questo riusciamo ad avere un nostro bagaglio personale, dire sto migliorando e lo faccio in modo più veloce. Una volta arrivati al punto di essere in grado di stare in mezzo alle altre persone, possiamo provare a dire mi iscrivo a un endurance, mi iscrivo a una sprint, mi iscrivo a un altro tipo di corsa, in modo da aumentare ancora di più le mie esperienze, perché il livello magari si alza un po' di più, la gente inizia ad essere un po' più performante e mi butto in mezzo alla mischia e dico ok, imparo e diventa ancora più divertente. In conclusione, noi dobbiamo darci delle priorità per poter migliorare. Innanzitutto dobbiamo avere una mente elastica nel poter cambiare le nostre abitudini,
Quindi non dare per certo che noi stiamo facendo la cosa corretta da inizio alla fine. Cerchiamo di adattarci, cerchiamo di capire, cerchiamo di variare le nostre esperienze. Prima si parte magari con una condizione di pista libera, si prova e si cerca di avere una costanza, una propria, un proprio riferimento. Ci spostiamo dopo su una pista magari con più gente, cerchiamo di correre in mezzo a altre persone, adattiamoci all'ambiente che ci circonda e alle situazioni. Capiamo e cerchiamo di migliorare insieme agli altri. Vogliamo ulteriormente fare uno step? Endurance, sprint, qualcosa di più intensivo, però cerchiamo sempre di avere l'elasticità mentale per poter, e l'umiltà anche per poter migliorare. Siamo arrivati alla fine del video. Se volete rimanere aggiornati sul mondo di KI, seguiteci sui nostri canali social e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!